Noi siamo da sempre produttori di burro, diciamo di sicuro dalla fine del Settecento abbiamo sempre esercitato questa attività. Il convegno di oggi però mette assieme due cose, un aspetto molto antico, cioè un prodotto come il burro, che è un prodotto antichissimo e naturale, con una tecnologia nuova che permette oggi un risultato veramente straordinario, cioè di fornire attraverso il QR code, la lettura con lo smartphone, di fornire dei micro documentari di pochi minuti che riguardano ciascuno degli aspetti salutistici e nutrizionali del burro e fornirli, mettere a disposizione del consumatore con effetto immediato, per cui il consumatore potrà avere non tanto una tabella nutrizionale arida che indica soltanto dei valori, ma un brevissimo documentario di carattere discorsivo che potrà essergli utile nelle scelte quotidiane, che lo informerà sulle proprietà meravigliose del burro, anche vincendo, magari tentando di vincere, quei pregiudizi che sono assolutamente radicati oggi e che limitano il consumo di questo burro e perciò danneggiano anche la dieta e la salute.